Buongiorno Mario! Buongiorno. Ma Buongiorno Mario. finalmente, Finalmente. ma tu no, comunque non ci puoi trattare Ma così tu comunque non giunta, tu ci ci puoi spezzi trattare il così giunta. cuore Tu ogni ci spezzi il settimana, cuore ogni stai settimana. zitto, Scusa. ecco, dicevo, subito sospiro, che è sta fatica mattutina No, così? è partito Grasselli rincredinendomi. Ah, vedi, ecco, ero subito uno sbuffo perché già lei è faticato, poi dice me lo demotivi No, Grasselli, cercavo devi di dare trattarlo importanza. bene, oh, mi Come sta giunta? raccomando, allora. Fantacalcio, tutto a Sì, come posto. va tutto quanto? Infatti, nel frattempo sono Bene, la passate due vita giornate bene. di campionato, Sì, praticamente. Senza praticamente. tutto bene, mi chiede il fantacalcio, bene, bene, abbiamo vinto, grazie al Chievo Verona, quindi mi dico, mi fa capire com'è lo mio stato di squadra, perché avevo Paloschi e Rigoni, essendo un grande Tristezza. intenditore li ho schierati tutti e due. È grande intenditore col Bologna, se non li schieri col E Bologna non intanto li mi schieri. arrivano le chiamate sotto, dica, Bene, voi. vorrei sottolineare il fatto che Cerci non ha segnato. Mi rivolgo, sono due giornate fa praticamente, quella di la partita di domenica, perché temeva il suo avversario. Sì, Ecco, temeva, ma ma ho perso lo stesso. perso lo Vabbè, stesso ci perché abbiamo non aveva provato. calcolato Sansone. Mio Un Dio, disastro. ma Cioè, sì, lei si rende conto che io ho perso per un gol di mi lasci Sansone? stare perché è andata malissimo. Quindi non voglio parlare di Beh, però fantacalcio. non Però la potete domanda l'ho subito fatta io. annientare il vostro umore parlando di fantacalcio. Facciamo così, parliamone quando è una cosa bella. Visto che avete perso, io cambierei Io discorso. sono fuori da tutto in No? Serie B, dico solo questo, Ah, proprio praticamente. così, Quasi out? matematicamente in B, Sei vabbè. fuori, come Ma direbbe lei è veramente un uno giocatore. schifo. Sfiga Ecco. incredibile, sfiga È un po' incredibile. scarso Grasselli, Ho preso comunque. due gol da Tevez, gol da Callejon, è stata. Va Vabbè. bene, è andata una Caleone ha fatto brutta. anche due assist. Due Tra assist di l'altro, Callejon, esatto, nel vabbè. giorno in cui mi segna il primo gol in Serie A Fate Fat Cities, grande colpo dei Bad Boys, Ma quella mi non dite è. una cosa, cortese, da Quello è quant'è che poi che il questo? prossimo anno giocheranno col presidente Giunta, penso un po', che passo Bello! che fa. Mamma mia, che passo allora sì, altro che Serie A, Serie B faccio la Champions. Sto saltellando per chi non mi vedesse Molto comunque. bene, Vabbè. molto bene. Vabbè, parliamo di Di qualcosa, calcio, dai. ecco, grazie Di calcio. cortesemente, cortesemente. Ripartiamo da martedì. Perché ovviamente al discorso che si fa sulla Roma, ovviamente ci dica anche qualcosa dal punto di vista tecnico su quelli che sono i discorsi, ma anche per introdurre il discorso stadio. Se ha visto i progettini, le piace, Sì. convince. Che Beh, lo dice? stadio è molto bello, mi piace molto. Sfido qualsiasi persona a dire no, è un brutto stadio, è un brutto L'ha detto progetto. Fuxas, architetto. Vabbè. Non mi, no, ma non mi parlare di Fuxas, Ha mi viene detto sempre così. molto da ridere quando si parla di Fuxas, perché mi... A me pensa a Verdone, vero? Bravo, Il film. Fuxas, ecco. Esatto, vabbè, comunque. Cioè, insomma, su YouTube si trova facilmente, però Sì. poi... Ma sarebbe troppo scortese. Ecco. No, dicevo, a me piace molto, è un bellissimo progetto che ha fatto, quindi complimenti all'architetto, complimenti anche al presidente Pallotta che crede molto, no? In questo progetto dello stadio. Io credo soltanto una cosa, conoscendo un po' anche le dinamiche della città di Roma, è una proiezione molto molto ottimistica quella della stagione 2016-2017. Sì. Un Non lo so, insomma, si farà questo stadio, però ci vorranno po' più lunghi, quello che dei tempi un po' più dicevamo lunghi, sì. anche noi. Molto Credo che sia bello. un'ottima opportunità di crescita per la Roma, per il marchio Roma, per la città di Roma, perché per la prima volta ci sarà un impianto soltanto dedicato al calcio, poi con tutte le cose annesse intorno all'impianto che già ho visto, insomma, sono molto molto... Molto belle, ci saranno delle ottime iniziative in stile americano, quindi questo me lo aspettavo. Sarà anche secondo me, un ottimo punto di partenza per il cambiamento della cultura del nostro paese, di come vedere il calcio. Si dovrà cambiare modo anche di tifare negli stadi italiani. Io spero che con l'introduzione, la costruzione di nuovi stadi si arrivi anche a questo aspetto. Mi dispiace per chi non potrà portare bombe, bombette, bombettine, perché se butti una bomba là, la butti in campo, rischi di Praticamente far sì. male agli avversari, eccetera, eccetera. Non credo si potranno, anche se nel progetto ho visto qualche fumogeno, ma non credo che si possano portare fumo. Insomma, ci dovrà essere anche un cambio radicale da parte della cultura del tifo nella nostra città. Spero che la nostra città sia pronta ad affrontare questo. Anche perché Io... Mario, se ci sono delle suite
che costano 150.000 Sì. euro all'anno. Qualcuno ne ha già comprata, ne ha già prenotata, perché insomma, il 20% mi diceva Vale, le hanno vendute. Se qualcuno si azzarda, diciamo, a tirare un bombone che fa giocare una gara a porte chiuse, quello che ha comprato la suite a No, 150.000 euro all'anno deve cercare, ma nel no, senso ma non per questo esiste io ti dico, guardate che la costruzione di un nuovo stadio, poi spero che sia, che. spero, non è che deve che sia in automatico, spero sia anche un cambio nel modo di vedere il calcio, nel modo di fare, nel modo di approcciarsi anche alla partita stessa. Ma tanto sapete meglio di me che, insomma, nella nostra città poi ci sarà chi dice che il calcio moderno fa schifo, che il nuovo stadio non ci piace, che lo stemma è brutto, che il campo è troppo, le tribune sono troppo distanti dal campo, che non c'è l'aria condizionata, eccetera, 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 che non si possono portare i fumogeni, non si possono portare gli striscioni. Vabbè, ma è un processo che, se andiamo avanti così, purtroppo il nostro paese, nella realtà calcio, che è piccola rispetto alla realtà poi generale dello Stato Italia, non si crescerà mai. Oh, questo dal punto di vista sociologico. Sì. Dal punto di vista sportivo, non pensiate che una squadra che costruisce uno stadio poi vince sei Champions League una appresso all'altra. Ecco, questo è No, un altro la punto di Champions no, crescita che deve fare però può aiutare in campionato, perché se la Juventus batte oggi il record di 15 vittorie in casa in un campionato e nessuno l'aveva mai fatto, ora che si è fatta No, uno ma stadio infatti all'inglese, magari in Italia l'aiuta, per può, esempio. infatti, finendo il discorso, stavo Scusa. dicendo che può aiutare sicuramente in Italia, però ci sarà un processo tecnico della squadra, secondo me, anche lì bisogna avere un po' di pazienza, bisogna aspettare, perché guardate quello che è successo, forse bisognerà aspettare meno, perché guarda quello che è successo all'Arsenal, che nel 2006 ha costruito l'Emirates, ma dal 2005 che non vince più niente. È chiaro che in Inghilterra ci sono delle realtà di avversarie molto più competitive rispetto all'Italia, Beh, ecco ma perché. l'Arsenal però ha fatto, mi perdoni Giunta, poi sull'Arsenal possiamo discutere da qui a dopodomani, magari era necessario, ma se mi permette, per me ha fatto un downgrade, se vogliamo chiamarla così, cioè giocare ad Highbury secondo me era molto più difficile per l'avversario piuttosto che giocare all'Emirates, perché nel caso della Roma passi dall'Olimpico a uno stadio con tribune vicine. Sì, no, ma Highbury non c'è. era una cosa che dava, secondo me, un valore in più rispetto all'Emirates in termini di punti, quindi solo Sì, per. no, ma io so, l'Emirates era una necessità poi Esatto, passare all'Emirates esatto. per l'Arsenal, perché l'Highbury era uno stadio meraviglioso, rimane uno degli stadi più belli del mondo, però poi per le logiche anche della Premier League, insomma, l'Arsenal ha avuto l'esigenza di ampliarsi Certo. e di costruire l'Emirates. Quello che dicevo, nel senso, la Roma molto probabilmente, prendendo come paragone l'Arsenal, potrà avere un processo di crescita anche grazie allo stadio, dal punto di vista tecnico, più rapido in Italia, perché l'Arsenal, quando ha costruito l'Emirates, poi si è trovato di fronte anche il Chelsea, il Manchester United, il Certo. Manchester City, il Liverpool, eccetera, eccetera. La Roma sostanzialmente come avversarie ha la Juventus, ha il Napoli, quindi da questo punto di vista potrebbe essere più avvantaggiata. Dico, in Europa non aspettiamoci che, voglio dire, la Roma costruisce lo stadio e fa tre finali di Champions League in Direi di 4 anni. no. Direi di Perché no. Direi di no anche perché, insomma, se comunque vai a giocare a Gelsenkirchen, per esempio, lo stadio dello Schalke, che è uno dei, anche so, ci vorrà belli. anche un po' di pazienza. Io capisco l'entusiasmo da parte dei tifosi a dire: ah, costruito lo stadio nuovo, si vince tutto, tutti i giocatori del mondo vorranno venire a giocare in questo stadio Secondo nuovo. me il No, perché lo discorso. stadio nuovo comporta anche dei sacrifici economici dal punto di vista della squadra, secondo Dei me, giocatori. Cioè, no, ma secondo me il da discorso di alcuni punti partenza di dovrebbe vista. essere proprio quello di pensare all'aumento del piacere che ci sarà nel vedere una partita, a prescindere dalle vittorie, cioè, che poi magari arriveranno, non arriveranno. Insomma, la squadra di calcio non è che si tifa per i titoli che vincerà, non te li può garantire nessuno quelli lì. Però. La cosa certa che si ha, almeno vedendo i progetti, è che sarà davvero un piacere vedere la tua squadra del coach. Cioè, mentre per quell'esperienza di vedere una partita così bene dovevi andarla a cercare all'estero, non so, proprio per dire vado a vedere il Barcellona al Nou Camp piuttosto che vado a vedere l'Arsenal all'Emirates o lo United a Old Ah, Trafford, tra l'altro, puoi sì, vedere la poi. Roma, la tua squadra, in uno stadio coi contro, no? Quelli.
Ma sì, ma è questa la voglia e l'idea che hanno tutte le squadre, poi, no? Eh sì. Cioè, di non soffermarsi, tra l'altro, soltanto alla pura semplicità della partita di quei 90 minuti, cioè di un impianto che può essere vissuto anche, e la Roma già lo sta facendolo in maniera importante, no? Perché c'è il cuore Village, no? Certo. Della Roma, non so il nome completo, mi scuso. Di vivere la partita anche 2-3 ore prima, ma soprattutto anche dopo, no? Mm-hmm. Per rimanere lì, anche perché immagino che vengano messi in piedi ristoranti, bar, eccetera, eccetera, eccetera. È un po' questa la nuova concezione, una concezione molto americana. Addirittura penso che le suite possano essere abitabili, cioè un contratto credo d'affitto e di locazione, come fosse un mini appartamento vista stadio che tu puoi abitare, perché sì. 150.000 euro. E ci sono delle realtà molto 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 inglesi, anche tedesche, perché gli stati poi in Germania e in Inghilterra sono così. E questo poi tra l'altro aiuterà anche l'Italia ad avere maggiore credibilità quando un giorno, chissà, vorrà candidarsi per ospitare qualche competizione importante, tipo un europeo, tipo un mondiale, tipo la Nations League che sta nascendo, che è la nuova competizione della UEFA, della FIFA e della UEFA insieme, no? Insomma, poi questo aiuterà molto. Spero, insomma, che il passo fatto dalla Roma sia poi seguito da altre squadre. L'Udinese lo sta facendo, la Fiorentina ha già il progetto in mano, il Milan ha preso l'area qua dell'Expo e farà il nuovo stadio, l'idea è di farla anche per l'Inter, quindi speriamo, insomma, che un po' tutti si diano una svegliata, perché questo aiuta il nostro calcio in generale, poi aiuta anche le squadre nella loro realtà a crescere sicuramente. Anche perché le partite non si possono più vedere neanche in televisione, cioè proprio il confronto televisivo non rende perché purtroppo ormai gli stadi italiani sono stati, ma questo è un discorso vecchio, gli stadi sono fatiscenti, alcuni sono veramente strutture vecchissime che ti danno l'idea proprio di decadenza, anche quelle del campo da gioco, cioè io ascoltavo Borca Valero l'altra sera da Pierluigi da Pardo, che diceva, Pardo gli ha chiesto se potesse cambiare una cosa nel calcio italiano, uno sai si aspetta belli arbitri, ha detto no, i campi di il terreno di gioco, quindi è evidente che anche le tecnologie che hanno questi impianti per quanto riguarda l'erba, proprio il terreno di gioco sia vetusta proprio. Beh, alcuni sono molto, devo dire che alcuni campi sono molto belli, ad esempio il campo del Sant'Elia paradossalmente ha un'erba meravigliosa, è un'erba, un'erba che arriva direttamente dagli Stati Uniti, una cosa abbastanza... Perché non la mettono a disposizione di tutti questa cosa? Cioè, nel senso, uno trova la formula e la mette a disposizione di tutti, no? Non si può fare sta cosa. Mentre poi alcuni campi sono veramente... Ecco, lei che li ha visti veramente tutti quest'anno, strati, quali sono quelli per proprio peggio di campi, proprio terreno di gioco? Bergamo è abbastanza un disastro come campo, poi dipende ovvio anche dal clima. Non per far brutta figura alle varie squadre, dipende dal clima, dipende da proprio anche dalla struttura dello stadio, no? Sì, perché sì, alcune volte sono degli stadi che non fanno far passare il sole e l'aria al campo, e questo l'erba ne risente molto. Ricorderete il San Paolo a un certo punto che aveva un fungo, cioè uno stadio italiano, ma può presentarsi in quelle condizioni? Stadio con i funghi, il campo con i funghi. Ricorderete, come no, ricorderete San Siro quanto era brutto durante il periodo invernale, dove non si poteva giocare. Adesso con il misto erba vera ed erba finta è quasi perfetto. Poi ci sono anche altre strutture che secondo me, ad esempio Livorno, che ha la pista d'atletica intorno, cioè inguardabile anche, Livorno, ragazzi. Anche quella è una struttura vecchia ormai, non adatta al calcio. Sarebbe bello vedere anche realtà più piccole come queste qui, che con la possibilità di avere uno stadio solo dedicato alla loro squadra, al loro sport, cioè al calcio. Anche il Verona, insomma, il Bentegodi ormai è uno stadio costruito negli anni 90, no, molto prima, però messo poi, rimesso in piedi, no, per il Mondiale del 90, ma
San Nicola Bari, tutti uguali, poi sono questi qua, con tutti lo stesso difetto, come era il Delle Alpi, questa pista d'atletica che si impianti che erano anche abbastanza, cioè li avessi fatti bene lì ti eri levato un bel peso. Purtroppo hanno messi tutti con, non per il calcio, incredibile questa Ah cosa. no, non per, esatto, non per il calcio, ma all'epoca purtroppo non c'era, secondo me, ancora questa No. concezione, anche se in Inghilterra comunque gli stadi già li costruivano senza piste di atletica. Tristezza, comunque. Non so È tutto quale molto motivo. da, è Io tutto da capisco loro che rivedere. un po' il Meazza pure non aveva mai avuto. Io capisco l'Olimpico che è lo stadio per antonomasia, è giusto che abbia la pista Sì, ha un d'atletica. senso quantomeno, cioè non è un fatto di giustizia, ma è proprio che ha sicuramente un senso. C'è Alessandro Cecchini che sul Fattore Stadio, però parlando proprio di quello della Roma, del prototipo, insomma, della presentazione di ieri, ci scrive: l'Arsenal ha dovuto comprare il proprio stadio da una società costituita apposta per costruirlo, un po' come farà la Roma, ma con modalità diverse proprio per evitare di essere poi bloccata dai costi di gestione e di riscatto dello stadio stesso. Sì. Detto ciò, era una Ah, è considerazione che giusto, volevo l'hanno condividere con spiegata voi, ieri, insomma, non ho non è capito che benissimo questo passaggio, però dice hanno creato questa una società che sì. evidentemente ha finanziato, Sì. non ho capito, insomma. Però comunque gli è costato parecchio all'Arsenal lo stadio, eh. Ha dovuto Sì, vendere sì. alcuni dei migliori giocatori per continuare a finanziarsi dai soldi spesi per lo stadio. Sì, infatti era uno dei grandi dubbi, no? Quando si cominciò a parlare dello stadio di proprietà, insomma, che molti si facevano, insomma, questo fatto poi dello smobilitare tutto Poi per dipende pagare anche dai i costi dello costi. stadio, perché lo Certo. Juventus Stadium è costato soltanto 120 milioni di euro. Questo pare costerà molto di più, però si parla di fondi privati, insomma, adesso vedremo bene come sarà la situazione. Intanto capiamo quando e se ci saranno i permessi, poi ovviamente andremo avanti con le altre argomentazioni. Ci parlavi di San Siro, Mario, questa sera vedrà in campo l'Inter contro l'Udinese. Torniamo al campionato, oggi si chiude la terza, sì, magari la 30ª giornata, così poi ci dirottiamo noi con la Roma verso il Sassuolo e tutte le altre, insomma, un po' dove gli pare, se vogliamo. Che partita però può essere quella di Mazzarri questa sera? Mazzarri che ha avuto anche una risposta dato Irk, ha detto stimolo all'allenatore, ovvio che insomma bisogna far meglio, però stiamo costruendo e cercheremo di fare sempre di più. L'Inter, a me delle volte Mazzarri, non lo so perché viva sempre in questo pessimismo cosmico, anche recentemente è uscito, non ho mai avuto una squadra da scudetto, dicendo che è poi la verità, per carità. Però insomma voglio dire, gli è andata sempre bene, no? Nel senso che comunque ha allenato il Napoli, sta allenando l'Inter, comunque delle squadre competitive. Il lavoro che sta facendo Mazzarri secondo me è un buonissimo lavoro, no? Sì, sono d'accordo. Nell'Inter di quest'anno. Comunque ha ridato un po' di dignità, ha ridato comunque un'identità ad una squadra che l'anno scorso era veramente, veramente allo sbando totale. Ha recuperato qualche giocatore che chissà che poi il prossimo anno addirittura non possa rivelarsi ancora più utile all'Inter. È difficile arrivare, loro ormai hanno messo da parte il sogno della Champions, quasi impossibile, arriveranno quarti o quinti, l'Inter piano piano ritornerà in Europa, che era quello il primo obiettivo di Tohir per la ricostruzione di questa squadra, che è un po' il processo che volevano fare, che stanno facendo gli americani con la Roma. Ecco, a Tohir diciamo che sta andando leggermente meglio, perché comunque non hanno lui riconquisterà, salvo sorprese, l'Europa, e questo aiuterà anche l'Inter nel mercato e nella ricostruzione tecnica della squadra, mentre la Roma ha dovuto aspettare almeno 3 anni per rientrare in Europa, che sia Champions League, Europa League. Ma perché? Perché la Roma, a differenza dell'Inter, comunque aveva fatto un determinato tipo di ragionamento diverso, no? Dal punto di vista anche tecnico, partendo Ha dall'allenatore. cercato il grande colpo, Ha diciamo, cercato il colpo forse. d'effetto, mentre evidentemente, giusto o sbagliato che sia, simpatico o antipatico che sia, l'Inter si è affidato in ogni caso ad un allenatore che conosce la Serie A, che ovunque mi ha allenato ha sempre fatto bene, perché Mazzarri è uno dei po anzi forse è l'unico allenatore che non è mai stato esonerato dalle proprie squadre, dove gli si chiedeva un'assestata e gli si chiedeva una qualificazione in Europa, in un campionato di Serie A dove non si brilla per altissimi valori tecnici. Una squadra come l'Inter, insomma, se guidata da un allenatore quadrato come Mazzarri, che non farà divertire
che non ti esalta, che non ti sta, che non ti fa sorridere, però insomma in Europa una ti, delle quattro squadre riporta, no? Che poi ha fermato la Juventus, perché solo l'Inter, la Fiorentina, la Lazio e il Verona hanno tolto qualche punto alla Juve, quindi in campionato, e quindi insomma anche ma, questo insomma, stasera sai ormai poi le partite per come sta andando il campionato, le partite della nostra Serie A diventano ogni volta abbastanza particolari, sì, perché comunque l'Udinese insomma è salva, non ha grandissime, non deve chiedere grandissime cose dalla classifica. L'Inter paradossalmente pure, sì, si può avvicinare al quarto posto, ma io credo che comunque nella lotta tra Inter, Parma e Atalanta alla fine la spunta l'Inter. Ma l'Inter raggiunge e supera la Fiorentina, secondo me. Anche secondo me. Di slancio arriva sopra, anche perché stasera si vince con meno 1. Io credo che la Fiorentina adesso la Fiorentina sia un po' stanca. Si sveglia perché il Parma è a meno 4 con una partita in meno a Roma. Quindi... Sì, ma la Fiorentina è stanca fisicamente, è stanca di testa, è stanca e sta, credo che si stia puntando a un solo obiettivo, un po' come il Napoli. Esatto, cioè nel senso il Napoli ieri ha giocato a Catania e per forza di cose quasi ha vinto, quasi per inerzia, perché io ho visto il Catania che è veramente una situazione disperata, e... però stanno pensando al 3 maggio che è l'unico trofeo che possono portare a casa e che è la finale, che è la finale di Coppa Italia, ma giustamente ci sta, ci siamo a marzo, alla 30ª giornata. Poi la Fiorentina è stanca anche di avere tutti questi infortuni, è una squadra sfortunatissima quest'anno. Gomez un mese, ancora confermato, vi siete in Germania ancora un altro mese. Io credo che la Fiorentina, poi insomma è una mia opinione, poi pensate come mi pare. Sentiamo. Con Gomez e Rossi poteva giocarsela tranquillamente con il Napoli per il terzo posto, non dico insidiare la Roma per il secondo, ma... Per me era là e mezzo. Era proprio secondo me la terza ha non tanti punti di distacco dalla Roma, cioè ragazzi, Gomez e Rossi, bastava Rossi secondo me, Mario, potenzialmente hanno tutte e due 40 gol in stagione, cioè 20 e 20, quindi fatevi i vostri calcoli, considerando che hanno giocato una volta sola insieme, una a Genova, doppietta di Rossi, doppietta di Gomez, hanno vinto con 4 gol, hanno fatto 4 gol, non lo so. Fate voi, sì, è vero. Fate Bobis. Tornato Balotelli, dai, in chiusura chiudiamo con Balo. Sì, chiudiamo con Balo, poi della Roma parliamo domani, tanto andiamo verso la 31esima. Se si muove lui, si muove qualcosa nel Milan. No, nel senso, ha fatto brutto. Parlando Balotelli, ma state zitti. No, nel senso che lei l'ha sempre criticato. Io? Sì. Sì, non ho capito che ha detto Balotelli. È tornato Balotelli, ha fatto due gol. Ha detto praticamente niente. Due gol. La butta lì e non spiega. Ma che ha detto? No, è tornato nel senso che ha deciso una partita nel senso che insomma, voi lo criticate e poi però ma voi insomma fare come di no, noi voi Mario e gli altri voi. Voi, Mario e gli altri, noi siamo noi la combriccola, Mario e loro altri. Sono voi, capito? A ridere no, lo criticate, ma non è che no. Eppure io critico da solo io critico Balotelli quando gioca in maniera non da Balotelli, questo ragazzo ha un potenziale enorme, ha vinto da solo a Firenze praticamente. Ma sì, avrà vinto da solo anche a Firenze, ma io mi auguro che possa da qui alla fine vincere da solo tutte le altre partite del Milan, perché così arriva al Mondiale in maniera supersonica. Io poi al Mondiale, a prescindere, io sono un ultras dell'Italia, cioè nel senso tutta poi, la vita pure io. Non sono di quelli no, ma ti che... non lo sai, a me non mi interessa l'Italia, io non la guardo l'Italia, non mi interessa il Mondiale, ma vatta a fangiro, esatto. Non ti interessa il Mondiale, che è la competizione più bella che esista al mondo, sono solo eccitato dalla rovescia da vedere anche Costa Rica contro che ne so il Salvador, quindi poi quando l'Italia gioca a mezzanotte, se nessuno, se anche uno solo dei miei vicini sta dormendo perché l'orario è strano, lo sveglio a cannonate, quindi, guarda urlando. Quindi a me fa rabbia vedere Balotelli, cioè nel senso, considerando un valore aggiunto per la nostra nazionale e considerando un ragazzo con un potenziale enorme, poi a prescindere se è simpatico, se fa le cavolate o no, a me fa rabbia vedere un ragazzo che delle volte si butta così, perché è proprio sono buttarsi d'accordo. Così. Sono d'accordo. Comunque 11 gol in una stagione disgraziata, cioè dal punto di vista tecnico. Pensa, 11 gol in una stagione disgraziata, questo da solo può risolverti davvero le partite con calcio di punizione, ieri due, perché poi ha messo in difficoltà Nede sulla respinta McCess ha segnato. Quindi, secondo me,
la stampa non è che ce l'ha con Balotelli, ma è un sentimento di delusione nei suoi confronti e di rabbia nei suoi confronti, ma rabbia tra virgolette, perché questo ragazzo potrebbe fare la felicità del Milan, potrebbe fare la felicità della nostra nazionale. Esatto. Ma la o sua. Non se ne rende conto lui, o non lo so. Però insomma, io credo questo. Io gli auguro di fare assolutamente, perché poi alla fine, secondo me, poi è un buon ragazzo. Secondo me c'ha anche un animo buono, secondo me, Balotelli. Assolutamente sì. A prescindere da quello che gli si dica tutti che gli cantano i tifosi, ma secondo me è un ragazzo buono. Sì, sì. A parte molto simpatico, questo ve lo confermo. Io gli auguro di chiudere la stagione in maniera superlativa e di fare un mondiale strepitoso. No, nel senso che è una stagione in cui gran parte della critica l'ha bollato come una pippa. Ma perché è più facile anche da bollare, 11 gol. È più facile prendersela con Balotelli, come è più facile poi farci l'apertura dei quotidiani quando lui io parlo con gol, sé. Però ieri non parlare. È molto più facile mettere in prima pagina Balotelli che gioca male, a posto di Ondà, che è stato l'acquisto di gennaio ma non ha spiccicato un pallone per 20 partite di fila. Però ripeto, quando vedi Balotelli ad esempio a Madrid che gioca con sufficienza e che litiga con i compagni, ripeto, ti fa rabbia, perché sai che quel ragazzo potenzialmente da solo poteva trascinare il Milan ai quarti di finale quando il Milan aveva fatto l'1-1. Ci sta. E sai, tu litighi con un compagno, poi si innervosisce tutto e alla fine chi ha giocato a pallone lo sa, se una squadra si innervosisce anche per un bisticcio tra compagni di squadra. Lo sa bene anche la Roma, Vucinic per Rotta, 1-0 Roma-Sandoria, vanno con scazzo e spogliatoio. Peraltro ieri anche un Mario Maturo, se vogliamo, dopo la gara, perché sì, non solo fa bene, sciocco, sì, non solo fa bene in campo, ma quando esce proprio lui, no, che spesso poi viene additato di essere quello che crea scompiglio, invece davanti alla telecamera ha detto: guardate che per me il mister non è mai stato in forze né in bilico e che il nostro gruppo è unito anche nella difficoltà. Poi che sia vero o meno, questo è un altro discorso, però fa da schermo, non accende la polemica in realtà, spesso viene un po' strumentalizzato anche per accendere, che è diverso, no? Sì. Tra l'altro anche forse semi single di nuovo, queste sono altre cose. Mario! Ridiamo, va. Per oggi il nostro spazio si conclude qui, però ci ritroviamo domani, vero? Sei di nuovo con noi. Domani che giorno è? Venerdì. Con molto piacere. Così parliamo anche della 31esima di campionato, facciamo qualche pronostico insieme e voi parlerete di fantacalcio per portarvi bene ma io a vicenda. Non ho più obiettivi adesso. Comunque vabbè, allora ti concentri su quelli di Mario. Lui fa la forza. Senti, il prossimo anno è un fantacalcio non a 14. Non vedo l'ora. Senti a 14. Il numero di Titi Henry. Tra l'altro, insomma, no, è un numero interessante. Straordinario. E poi amate le stesse di Thierry e l'Arsenal. Avete un sacco di Prenderemo gli stessi giocatori. Ne riusciremo a prendere due perché faremo l'asta sugli stessi giocatori. Ne prenderemo tre. Così poi vi scambio. Straordinario. Arrivederla. A risentirla. Grazie, Mario. A domani. Grazie, Mario. Giunta di Sky.